Tornerà a risplendere la chiesa di Santa Maria della Provvidenza con i suoi dipinti e il grande valore artistico che custodisce al suo interno, una piccola chiesa, quella originaria, che poi sarebbe stata ampliata in un secondo momento e che con la sua scalinata semicircolare in pietra bianca si affaccia su via Goldoni nel quartiere Provvidenza per l'appunto. Finalmente questo luogo di culto, in passato particolarmente frequentato dai fedeli, potrà essere ristrutturata grazie ai fondi del PNRR. Nell'ambito degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto e. Torri e Campanili. Ammessi a finanziamento anche altri progetti della soprintendenza che riguardano chiese, campanili e santuari in provincia tra Quavia Platani, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Riesi e Sera di Falco. Abbiamo avuto un finanziamento eh, sul PNR richiesto appunto dalla soprintendenza di 855 mila euro e con questo finanziamento finalmente si potranno restaurare gli interni e eh, riaprire eh, alla pubblica fruizione la chiesa perché negli ultimi anni eh, ci sono stati dei distacchi eh, di intonaggi dalla volta e eh, questo nonostante la, il posizionamento di una rete ha reso chiaramente pericolosa la fruizione della chiesa. Gli interventi saranno quelli innanzitutto di messa in sicurezza e di consolidamento della volta, dopodiché sarà ripreso interamente l'apparato decorativo interno che è molto bello perché ci sono degli stucchi, ci sono delle pitture, quindi verrà eh, interamente restaurato l'apparato decorativo. Finanziamenti anche per un'altra chiesa in città, quella di Santa Croce, ed uno in particolare nell'ambito degli interventi di restauro di chiese del patrimonio del fondo edifici di culto, grazie ad un progetto della soprintendenza insieme alla prefettura che gestisce il bene, così come nel caso di altri lavori che riguarderanno alcune chiese a Gela Mussomeli e Sutera. Perché i finanziamenti che la provincia di Caltanissetta ha avuto su richiesta della soprintendenza, che ammontano quasi a 7 milioni di euro, eh, per Santa Croce riguardano due misure del PIL. PNRR. uno eh, insieme diciamo, alla prefettura, quindi chiesto eh, appunto in collaborazione con la prefettura alla quale fa capo la chiesa, che riguarda il eh, restauro interno della chiesa. Qualche anno fa abbiamo restaurato la volta della chiesa di Santa Croce, mentre invece tutta la parte decorativa interna era rimasta per mancanza di fonti priva di intervento. Questo eh, per circa 300 mila euro eh, sarà. Eh, fatto diciamo con un primo finanziamento. Un secondo finanziamento invece riguarda la messa in sicurezza eh, della chiesa, quindi si interverrà sulla facciata che sarà messa in sicurezza e ovviamente sarà anche restaurata per un totale di circa 900 mila euro.